Lui è Richard e questo è forse uno dei momenti più importanti della sua vita. Solo una di queste quattro lettere contiene il messaggio giusto, in grado di realizzare il suo più grande desiderio. Quindi quale lettera dovrà spedire? Il nostro Richard si trovava davanti al PC. Ancora! Oh, ma che vuoi? Ah, è tipo da 2 settimane che fissi incantato e sognante le foto profilo della tua vecchia compagna di classe Clotilde. Ma non posso farci niente! È così bella, graziosa, educata! Lo so, ragazzi, può sembrare incredibile, ma quella era la ragazza dei suoi sogni, su cui Richard ha sempre voluto fare colpo. Oh, ma raccontagli tutto, eh? Saranno un po' anche cavoli miei, forse? Senti, Richard, lo so che sono passati anni dall'ultima volta che vi siete visti e per carità va bene fissare le foto del suo profilo, ma dopo 2 settimane potresti sembrare anche un po' inquietante, diciamo. Perché invece non provi a scriverle? Ok, ci provo. Ascoltando la voce della sua coscienza, sì, sono io, Richard decise di prendere coraggio e cercare un modo per comunicare con lei. Potrei scriverle un messaggio su Facebook. No, no, lascia stare questi social, qualcosa di più diretto. Beh, allora la chiamo. Oh cielo, no, non così diretto, tanto vale allora chiederle di sposarti. Non so che fare, allora le mando un SMS. Ma quanti anni hai? 90? Metterò mi piace a tutte le sue foto, così sarà lei a contattarmi. Stalker. Allora le invio una foto di un gattino. I gatti sono il male. Le mando una mail. Ma che vuoi fare, assumerla? Ci sono! Le manderò un messaggio telepatico! Fatto. Ora lei sa tutto quello che provo. Ah sì? E come ha risposto? Non lo so, non esistono i messaggi telepatici! Tu sei pazzo, non lo so! Richard cadde nello sconforto. Ogni modo per contattarla sembrava essere sempre quello sbagliato. E ormai aveva finito le idee. Quando improvvisamente la soluzione suonò alla sua porta. Pronto, chi è? Salve, sono il postino! Lei è un genio! No, non sono un genio! Mi chiamo Giorgio! Pronto? Pronto! Ma certo, come aveva fatto a non pensarci? Una lettera! Con una lettera avrebbe potuto finalmente riallacciare i rapporti con Clotilde e conquistarla. Praticamente un classico. Richard, ispirato, prese la penna in mano. Sapeva esattamente cosa scriverle. Lo sai, vero? Sai già cosa scriverle, giusto, Richard? Sì, certo che so cosa scriverle. Ah, meno male. Però, se potessi darmi una mano, io certo lo apprezzerei. Non ci posso credere! Richard, 2 settimane a fissare le sue foto e non sai cosa dirle! Ma a cosa pensavi durante le 336 ore che hai passato lì seduto a... Scusate per lo sfogo, questo è quello che succede quando si va a braccio e non si scrive il video prima. Dicevamo, cosa poteva scriverle Richard? Forse una lettera d'amore? Che coincidenza, è esattamente quello che avevo in mente. Mamma mia, ti distruggo. E così Richard iniziò a scrivere. Sì, questa è la scelta più saggia. Manzoni, Leopardi e Foscolo sarebbero del tutto d'accordo. Grazie alla magia e alla passione della poesia romantica, Richard sarebbe riuscito sicuramente ad arrivare al cuore della sua dolce dama. Però... Cosa però? Forse non è un po' troppo. Eh? Non so, forse dovrei puntare su un linguaggio più semplice, più sincero, immediato. Oh. Richard, che voleva scassare fino all'ultimo, ci ripensò. Forse poteva semplicemente scriverle quello che avrebbe voluto dirle anni fa. Questo mi piace. Una lettera ripensando agli anni in cui erano ragazzini e compagni di classe, dicendole solamente quello che avrebbe tanto voluto dirle allora e comunicandole tutti quei sentimenti che non aveva mai avuto il coraggio di esprimere. Però... Oh mio Dio, un altro però! Insomma, non vorrei risultare infantile, cioè sono passati tanti anni, ormai siamo cresciuti, io sono cresciuto, lei è cresciuta, ormai è una donna che vive di aspirazioni, di sogni, di avventura! Oh, ok, Richard. Richard, che forse ci teneva davvero tanto a far durare questo video più di 10 minuti, ci ripensò nuovamente. Forse poteva scriverle una lettera proponendole un viaggio. Sì, un emozionante viaggio da vivere insieme, con sport estremi, tuffi dalle cascate e posti dalla vista mozzafiato. In questo modo sarebbe riuscito sicuramente a conquistarla. Però... No, Richard, niente però! Non ti va bene neanche questa, e allora basta! Se non sei mai riuscito a conquistarla, ci sarà un motivo. Che ne so, forse puzzi, eh?
Non ci avevi mai pensato, vero? Magari quando guardi in alto ti si vedono le caccole. O forse hai, boh, i capelli troppo crespi. Cioè, guardati, sembri una balla di fieno. Non sei riuscito a dirle quello che provi anni fa e non ci riesci neanche ora. Forse non potrai mai fare colpo su di lei, perché forse non è destino che tra voi debba nascere qualcosa di più. Forse hai ragione. No, no, aspetta, Richard, no, scusami. No, aspetta, forse hai ragione. Cioè, ma chi voglio prendere in giro? D'altronde io e lei siamo sempre stati ottimi amici e forse è come hai detto tu. Forse non è destino che debba esserci altro. No, no, Richard, aspetta. No, 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 meglio essere sinceri. Meglio essere sinceri con me e soprattutto con lei. E dirle le cose come stanno. E così siamo arrivati a questo momento. Solo una di queste quattro lettere contiene il messaggio giusto, in grado di realizzare il desiderio di Richard. Quindi, quale dovrebbe spedire? Clicca su una di queste quattro lettere per aiutarlo a prendere una decisione.